65 anni, macchine capotate nel fiume in mezzo a Cairo non ne avevo mai viste. È stata la prima volta questa notte. Non ho mai visto un tempo del genere a Cairo. Purtroppo non è colpa dell'uomo, ma è colpa delle intemperie e non possiamo farci nulla. Potremmo prendere dei provvedimenti, ma contro queste situazioni qua non abbiamo mezzi per sopperire al fatto. Qui l'hanno colpita in basso, perché in basso esce sempre, perché all'acqua, se gli dai l'invito, arriva al quinto piano. Se avessero fatto il muraglione sino al ponte, i danni sarebbero stati minori. Siamo nella frazione di Ferragna, che fino a un paio d'ore fa era completamente isolata, adesso è stata liberata almeno su un tratto per poter accedere alla frazione. Questo è un rio secondario che si è riempito di detriti e di fatto il corso di questo torrente è diventata la strada e non più il letto che prima aveva. Quindi questo è uno degli esempi di quello che sta succedendo in comune di Cairo adesso. Diciamo che noi siamo tornati, anzi direi che probabilmente è peggio in alcune situazioni, all'emergenza del 94, quindi quando c'è stata l'alluvione grossa, diciamo quella che aveva interessato Alessandria, Asti, eccetera. Certo è che qua c'è da fare una conta dei danni, c'è da rimettere insieme anche qua i corsi dei fiumi, c'è da fare tutto quel lavoro sul dissesto idrogeologico che il comune fa. Praticamente il rio che scorre di sotto a quella massa di pietre che vede, che ha ripreso, e si va giù quasi 2,5 metri. Il canale è 2,5 metri, adesso è tutto pieno, a tappo. Ovvio che poi succedono. L'eccezionalità dell'evento non ha eguali, certamente, però c'è anche l'incuria. Alle 7:30 in casa. Eravamo in casa, abbiamo visto. Abbiamo visto l'onda che ha portato via 3-4 bidoni dell'immondizia e da quel momento lì sono sempre rimasto coi piedi a bagno. Come si è visto, la Val Bormida è stata colpita da questo evento, per cui a seguito dell'allagamento del nostro piano meno 1 abbiamo avuto un problema rispetto alla, diciamo così, all'allagamento di radiologia e di laboratorio analisi dell'ospedale. Stiamo procedendo comunque già a valutare la situazione. Non abbiamo disagi in questo momento per i pazienti, nel senso che comunque i reparti sono in sicurezza, l'ospedale comunità, RR sono in sicurezza, il PP è aperto. Domani faremo i prelievi comunque all'interno dell'ospedale in una zona diversa dal laboratorio, quindi comunque la cittadinanza continuerà ad usufruire dei servizi. Stiamo lavorando per sistemare, diciamo così, le liste di radiologia, per cui abbiamo intenzione comunque di recuperare a breve, diciamo, le liste che solo per domani già abbiamo, stiamo procedendo così a spostare. Ieri sera verso le 10 ha cominciato a alzarsi il livello del fiume, poi verso mezzanotte si è alzato ancora di più e l'acqua entrava, sembrava un torrente d'acqua, entrava a tutta velocità. Poi verso all'una e qualcosa, quando è arrivata proprio la piena, che io stavo sorvegliando, e poi quando è arrivata la piena qui si è spianato tutto fino a dove c'è quella macchina là. Ma è uscito il fiume, ma non solo il fiume, anche di qua. E quando gli argini sono bassi, i fondi del fiume sono alti e le piante sono sempre di più, tutti gli anni sono di più. Per forza che deve succedere queste cose qui. E noi abbiamo visto che
a parte il fiume, a parte i garage sotterranei, anche i primi, il momento arrivava al primo piano qua, c'erano 3 metri di acqua qui che giravano, cioè non è una cosa normale. Noi abbiamo il letto del fiume che è più alto dell'argine e si vede lì. Stiamo svuotando in attesa che arrivino i vigili del fuoco, che logicamente sono impegnati su altre zone, altre cose complicate. Abbiamo provato a mettere delle pompe a immersione che buttano all'incirca 380 litri al minuto. L'acqua era all'incirca al finestrino della macchina ieri. Questa macchina qua alluvionata come quella lì. Tacimato ed è arrivato un sacco di detriti con alberi, ha sfondato i basculanti, è entrata l'acqua nelle cantine fino a circa 1,80 m, si vede il segno sulla facciata, è tutto distrutto, tutto quello che c'è nella cantina è tutto distrutto. Ovviamente andando sott'acqua. Tutto legno che ha trasportato Bormi da uscendo, l'ha portato tutto qui, qui ha trovato un punto un po' di discarico e ha scaricato tutto lì. E purtroppo è entrata in casa, è salita a 20 cm dal primo piano e ha demolito tutto sotto, demolito. C'è poco da dire, e il problema qua è il fiume, noi abitiamo vicino al fiume, ma il problema è che non ha sfogo, i fiumi ormai non hanno più sfogo perché costruiscono ovunque. Lo sappiamo, e l'acqua c'entra in casa, c'è poco da fare, l'acqua entra in casa. Qua una volta il terreno era tutto pianeggiante, quando arrivava l'ondata di acqua si sfogava nella pianura. Adesso trova quello stacco lì, col muro, con le piante e esce fuori. Il fiume ha esondato, è venuta tutta l'acqua giù, dalle finestre, dall'intercapedine, tutto quanto, si è riempito tutto quanto. Quindi danni calcolabili? Sì, perché c'è tutti i macchinari, tutti sommersi dal fango e dall'acqua. Quindi non so quando riapro se riuscirò ancora ad aprire. Già alle 11 andavamo avanti e indietro a vedere, dalle 10 alle 11, perché c'era tutto un fiume qua che veniva giù. Mio marito era bianco come uno straccio, tremava tutto. Poi è calato un po' il fiume, è tornato un po' indietro e poi è venuto di nuovo giù una botta di acqua e in giro di un'ora si è allagato tutto. Non siamo più riusciti a fare niente. Da dove è entrata quindi? Di là, è venuta tutta qua ed è scesa giù qua, dai motori, di tutto, dal bagno, si è salvato solo il piano di sopra. Tutto il resto è... non so quando andremo dentro, cosa ci sarà. Il fiume già era cresciuto altre volte, però... Ieri pioveva veramente forte, una cosa non ho mai visto, temporali, tuoni, e quindi si è alzato parecchio. E poi tutti questi alberi hanno fatto il resto.
già successo nel 2021 e 19, 16, ma così tanto no. Così tanto come quest'anno negli esploratori c'è arrivato a più di 2 metri di altezza e non aveva mai fatto tanti danni così. Quando il fiume viene la piena, esce del campo e viene a finire qua dentro. Soltanto che stanotte è stato proprio una cosa fuori normale, perché veramente faceva paura, spostato tutto, quei container lì. Io non mi ricordo di aver visto una roba del genere così. Quei container lì c'erano due, uno che hai visto che è là dietro e l'altro che qua, e lì si rimane, era predisposto lì, che sono del calcio, dei ragazzi del Dego, e è venuto a finire qua, dove c'è quel ragazzo lì, è rimasto lì. Ho passato tutto, ho passato anche il muro, e l'ho portato via come se fosse un cartone, una scatola di cartone. Dimmi, ce la fai?